Ieri abbiamo ascoltato i versetti del capitolo undicesimo, i versetti 25 e 27, in cui Gesù rispondeva dopo la disputa con gli scribi e i farisei, ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. E abbiamo come compreso che il piccolo per eccellenza è proprio Gesù. Allora questo Vangelo, in realtà oggi proseguono i versetti dal 26, ci dice del rapporto che Gesù ha con il Padre, di questa conoscenza, di questo amore che Gesù ha con il Padre. Dove il volto del Padre è proprio il volto misericordioso di un Padre che si china sui piccoli. Allora Gesù è come se invitasse oggi, venite a me, cioè venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, venite a me, perché possiate conoscere questo amore del Padre. Attraverso di me lo potete conoscere. Voi che siete stanchi e oppressi, e chi non lo è? Chi non lo è? Ma soprattutto in quella dimensione più profonda di debolezza, è come se Gesù dicesse, io sono il più piccolo, di conseguenza sono il più debole. Ma proprio per questo sono il figlio amato, perché io ho preso carne nell'umanità. E che cosa c'è di più debole dell'umanità, dell'uomo? E allora andiamo, andiamo a Lui. Andiamo al Signore. Perché abbiamo paura di Dio? Oggi è un invito esplicito, venite a me. Perché scappate? Perché vi affaticate a cercare risposte o soluzioni fuori di me? Il mio giogo è un giogo di amore e lo portiamo insieme. Io mi metto a fianco a te per portare insieme a te il tuo peso, la tua fatica, la tua storia, quello che è stato e quello che verrà. Io non sono un Signore che si compiace del dolore degli altri, ma mi affianco, mi metto vicino. Prendete il mio giogo, che è un giogo d'amore, in modo che quello che vivo io lo posso passare a te. L'unione che vivo io con il Padre possa arrivare a te. La forza che vivo io possa giungere a te. Allora oggi il Signore ci chiede di non scappare, di non avere paura, di non avere paura dell'amore. Si può avere paura dell'amore, perché l'amore implica un legame, implica una relazione, implica un lavoro, implica soffrire per la persona amata. Un cuore mite e umile, come dice che ha Gesù, è un cuore prima di tutto che non ha paura. È un cuore che si fida, non ha paura. Gesù è mite e umile di cuore, nella sua propria essenzialità, nella sua sostanza. Gesù è il mite, Gesù è l'umile di cuore. Perché? Perché si sente profondamente conosciuto dal Padre. Ed è completamente affidato al Padre.
ciò che è mio è suo. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ti benedico, o Padre. Ecco, l'umiltà, la mitezza, di cui il mondo è assetato, provengono proprio dal rapporto e dalla relazione con Gesù. Ma dobbiamo fidarci di Lui, perché Lui che è mite e umile di cuore, Lui possa riversare su di noi tutto questo. Ecco allora ancora l'invito: venite a me, non scappate. Non considerate l'umiltà e la mitezza come due armi debolissime. Sono in realtà le forze, i pilastri su cui si basa la vita spirituale, la vita interiore, il rapporto d'amore. Senza umiltà, senza mitezza, misericordia, non si costruisce niente. Non si costruisce niente. Tutto crolla. Invece la mitezza è proprio dei forti, l'umiltà è di chi non fa di sé un idolo, ma pone sempre Dio al centro, quello che sta a cuore a Dio, quello che piace a Dio, quello che è giusto agli occhi di Dio. Guardiamo come va il mondo oggi, come vanno le nostre famiglie, dove l'io è grandissimo, dove ciascuno esprime il proprio io e dove prevale c'è guerra. Abbiamo messo fuori Dio, abbiamo avuto paura che Dio potesse davvero cambiare la nostra storia. Allora i piccoli che vivono davvero di umiltà e di mitezza sono gli uomini e le donne che vivono di Cristo e in Cristo. Venite a me, è l'invito che ci fa oggi il Signore, come dire, venite a me per imparare l'amore. Venite, prima di tutto facendone esperienza. Perché l'amore si impara per esperienza. L'amore si vive. Ecco, allora oggi chiediamoci, ma io davvero ho un rapporto da piccolo, da come un figlio ed un bambino si fida di sua madre e di suo padre? Ho davvero fiducia nel Signore che è accanto a me e porta il giogo insieme a me? Ho davvero paura di Dio, di rimettere la mia vita nelle sue mani, che vuol dire avere paura dell'amore? Ecco, il Signore non è che attende una risposta, il Signore c'è. Il Signore non vede l'ora di poterci aiutare, di poterci essere nella nostra vita. Allora, come diceva Giovanni Paolo II, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo. Oggi spalanchiamo le porte del cuore a Cristo.